Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di prealpina.it. Apriamo con la cronaca. Intervento della Polizia di Stato questa mattina nel rione Varesino di San Fermo, dove un parchetto pubblico era diventato una sorta di hotel dei disperati. Vediamo il servizio, le immagini sono di Blitz. Dormono nei sacchi a pelo su improvvisati materassi di foglie e si lavano nella fontana. Il parco comunale di Via Pergine a Varese è diventato un rifugio per senzatetto. Sono cinque quelli che questa mattina si presentavano all'ingresso del parco, ma il numero in realtà è variabile. Tre dormivano proprio sotto la targa in memoria di Silvia Alessandro, i due ragazzi morti nella tragedia della funivia del Mottarone. Altri due, un ragazzo e una ragazza stranieri, hanno trovato rifugio nell'area cani in fondo al parco. E lì hanno tutti i loro effetti personali, pochi, stesi sulla recinzione o chiusi nei sacchetti. Una situazione che va avanti da tempo e che sta esasperando gli animi dei frequentatori del parco. Perché sono sempre ubriachi e imprevedibili, spiegano. Ribaltano i cassonetti, fanno il loro bisogno ovunque e non gli si può dire niente. Nemmeno quando i familiari di Silvia e Alessandro vogliono rendere omaggio ai loro figli, e lo fanno tutti i giorni. Diverso il discorso per la coppia straniera che si è accampata nell'area cani. Lui se ne va al mattino presto, mentre lei rimane da sola tutto il giorno al parco. Lava, stende, prega, canta e balla. I ragazzi la prendono in giro e la chiamano matta. È una situazione pericolosa che va risolta, dicono i frequentatori del parchetto. Questa mattina, al culmine dell'esasperazione, i residenti hanno chiamato le forze dell'ordine. E tre pattuglie della polizia sono intervenute per identificare le persone. E anche oggi caldo soffocante in provincia di Varese, ma è ormai alle porte un deciso cambio di rotta. Intanto ieri, proprio in provincia, si è registrata la giornata più calda dell'anno. Ce ne parla Riccardo Brando. Varese città a quota 35 gradi di temperatura, non poteva immaginarlo nessuno, anche solo 20 o 30 anni fa. Invece il cambiamento climatico ha portato questo record assoluto per l'ultima decade di agosto. In provincia la punta massima è stata raggiunta a Saronno con 37 gradi, la minima a Pino Lago Maggiore con quasi 33. Siamo completamente fuori statistica, ma ancora per poche ore. Secondo il Centro Geofisico Prealpino, infatti, già da domani dovrebbe esserci una leggera diminuzione della colonnina di mercurio, più marcata sabato, soprattutto domenica, quando piogge e grandinate faranno abbassare la temperatura di 10 gradi. E andiamo ora a Luino, dove i carabinieri della stazione di Maccagno hanno arrestato una donna di 27 anni con l'accusa di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. La giovane è stata fermata in via Voldomino al volante della sua Smart per normali controlli stradali. Ha però tradito un certo nervosismo che ha spinto la pattuglia a perquisire poi anche la sua abitazione. E proprio qui, dietro un orologio a muro, sono stati trovati panetti di cocaina oltre a circa 700 euro in contanti. La giovane è stata poi arrestata e portata nel carcere femminile di Como. E spostiamoci adesso a Busto Arsizio, città che negli ultimi 5 anni ha ospitato Don Alberto Ravagnani, il prete influencer ora in partenza per Milano. Ce ne parla Francesco Inguscio. Don Alberto Ravagnani lascia Busto Arsizio alla volta di Milano. Il trentenne sacerdote influencer, originario di Brugherio, sarà da settembre il nuovo vicario parrocchiale nella chiesa di San Gottardo al Corso, vicino alla Darsena. Lo ha confermato lo stesso Don Alberto in un'intervista al Corriere della Sera. Il prete brianzolo sta dunque per lasciare la parrocchia bustocca di San Michele, dove era approdato nel 2018 col ruolo di coadiutore all'oratorio San Filippo. Della partenza di Don Alberto da Busto si parlava già da qualche settimana. Il sacerdote ha raggiunto in questi anni una notevole popolarità sui social network, da lui utilizzati per diffondere il Vangelo tra le nuove generazioni. Vanta infatti 150.000 followers su Instagram e 90.000 su TikTok. Tra pochi giorni Don Alberto approderà nella sua nuova parrocchia in zona ticinese, vicino ai Navigli. Varese, città chiusa per ferie, nonostante la presenza di turisti. Sono ancora tante le attività commerciali con la saracinesca abbassata. Vediamo il servizio.
Si parla tanto di Varese città turistica, ma poi molti locali pubblici e molti negozi sono chiusi in ferie in questo mese di agosto. C'è letteralmente il deserto in molte parti della città e soprattutto in centro, dove riuscire per esempio a bere un drink o un caffè o a mangiare qualcosa per i turisti e in particolare per i turisti stranieri che comunque sono presenti anche in buon numero, non è così semplice in questi giorni. Le riaperture dovrebbero avvenire nel weekend o addirittura i primi di settembre. Quindi si può parlare di luci e ombre del turismo a Varese e anche gli operatori del settore alberghiero alternano giudizi positivi per quanto riguarda le presenze a valutazioni invece più critiche. È dunque difficile prevedere se i 250.000 pernottamenti complessivi registrati lo scorso anno saranno superati o meno, ma per diversi operatori i varesini, le cose pare che stiano comunque andando abbastanza bene. Sul lago di Varese è sempre meno visibile la presenza del gambero killer della Louisiana, divenuto alcuni anni fa un vero e proprio caso internazionale. Vediamo servizio. Sulle sponde del lago di Varese, sempre meno esemplari di gambero rosso della Louisiana. Negli scorsi anni, in questo periodo, era praticamente normale notare molti esemplari sulle rive del lago, nei fiumiciotti e affluenti, sulla pista ciclabile e persino lungo sentieri e strade vicine alle acque. Si parlava infatti di invasione. Ora non più. Il temuto gambero killer, importato da oltreoceano e considerato dannoso, è diventato raro. Ma che cosa è successo? Niente di definitivo, anzi, può capitare che in certe annate particolari la diffusione possa calare per effetto di altri predatori, come i siluri, gli aironi, ma anche umani golosi di questa specie, come la comunità cinese. Non si tratta di una scomparsa totale e quindi non è opportuno cantare vittoria su una specie non autoctona, come confermano i pescatori del lago di Varese, che continuano a trovarne nelle reti, a discapito di un pescato nostrano più pregiato e più spendibile sul mercato. Chili e chili di pane buttati in acqua per sfamare i cigni, ma in realtà è un cibo che li uccide. A segnalare l'insolito ritrovamento sulla spiaggia di Arona del Verbano è Legambiente Basso Lago Maggiore. Come spiegano dall'associazione, molto probabilmente l'obiettivo in buona fede era quello di sfamare cigni e anatre selvatiche presenti sulle sponde del lago, una pratica che invece è assolutamente dannosa per la salute degli animali. Cigni e anatre, rimarcano infatti da Legambiente, sono uccelli con dieta fondamentalmente erbivora e reperiscono senza problemi nel loro ambiente in modo vario le necessarie risorse alimentari. Chiudiamo con una bella notizia: gli alpini di Varese hanno consegnato un assegno solidale all'associazione Il Basket Siamo Noi. Vediamo il servizio con immagini di agenzia Blitz. Strascico benefico della Festa della Montagna che si è svolta nei giorni a cavallo di Ferragosto al Campo dei Fiori. Il capogruppo degli Alpini di Varese, Antonio Verdelli, ha infatti consegnato al presidente dell'associazione Il Basket Siamo Noi, Umberto Argeri, un contributo di 1.000 euro per finanziare la ristrutturazione del campetto di basket al centro sportivo di Giubiano. Al Supporter Trust, cioè il Basket Siamo Noi, costituito 7 anni fa per sostenere l'attività della Pallacanestro Varese, sono state infatti donate le quote di iscrizione al torneo di Burraco, al quale hanno partecipato 30 coppie di giocatori, ma il gruppo ANA ha voluto integrare la donazione con un proprio contributo. Il recupero del campetto costerà circa 30.000 euro e prevede una trasformazione strutturale con fresatura del manto esistente e con l'applicazione di un nuovo fondo in resina. E questa era l'ultima notizia. L'appuntamento con l'informazione di prealpina.it torna come sempre domani alle 19. Una buona serata.